Le vacanze di Genio del Tubo a Caule. Come prima cosa siamo andati alla spiaggia di Levante e a un hotel, tra l'altro anche vicinissimo alla spiaggia, anche se non ha vista mare. Si chiama Hotel Fabris ed è un hotel a 3 stelle. Il salone da pranzo si presenta come potete vedere in foto, ma il mangiare veramente era buonissimo, merita veramente. Poi tra l'altro io avevo sempre fame perché nuotando io avevo sempre fame, ma il cibo era veramente buono. Qua invece abbiamo la sala d'attesa, c'è pure la televisione. Questa invece era la mia camera con appeso anche un bellissimo quadro, guardate che bello. Penso rappresenti Caule. Mentre a spiaggia avevamo pure gli ombrelloni bianchi e il nostro era il 403. Qua addirittura c'è pure un coccodrillo che riposa in una tenda e questa è una paperetta vagante. Limite di sicurezza, mi è piaciuto fare la foto. Ah, e qua c'è addirittura quello con la mongolfiera attaccata dietro che si tirava da un motoscafo che lo faceva andare veloce e volava in aria, un pallone gonfiato. E questa invece è una foto panoramica del mare vista dal molo vicino a Chiesetta. E tra l'altro dei ragazzini hanno preso pure un granchio blu, che tra l'altro c'è l'invasione dei granchi blu, sono giganteschi, ma sono molto buoni, più buoni dei granchi tradizionali. E questa è un'altra foto panoramica, guardate che bel mare trasparente. Con l'ombra addirittura è un piccolo vecchio pedalò con lo scivolo. Sì, guardate gli occhi. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Poi un giorno scorreggeremo e addosso ce la faremo. Ma da qui ecco la tragedia. Da notare il nostro bellissimo figlio che dorme. Perché purtroppo l'iPhone X è finito in acqua. Cioè, in realtà volevo fare una ripresa subacquea, indovinate, la cover non ha retto. Questo non è IP68 ma è IP67, resistente agli spruzzi così, ma non all'acqua, purtroppo si è immerso. Momentaneamente era andato. Ho dovuto fare tutta la settimana del mare con questo qui. Da notare che ha pure la fotocamera, perciò puoi immaginarti anche delle belle foto. Da qui d'ora in poi vedrete tutte le foto fatte o con questo porcone oppure, se no, con il telefono di mio padre. Questa è una foto fatta di sera con la passeggiata serale fatta da mio padre, la Caule che si rispecchia in mare, e questa è la foto fatta dal mio LG. Che differenza! Foto fatta sempre dal telefono del 2009 della chiesetta. E questo è l'interno. Bisogna solo saper usare la fantasia per vedere che sono belle. Il giorno dopo mio padre ha pensato bene di farmi uno scherzo mentre stavo riposando sotto l'ombrellone e mi ha messo un granchio morto sulla spalla. Ai, perso 10 anni di vita. Mentre al pomeriggio abbiamo fatto le foto a dei castelli. Guardate, cioè quando c'è la luce ottimale le fa belle anche lui, anche l'LG le foto. E questa è una sirenetta di sabbia, di spiaggia. E questo è un altro castello, addirittura c'è la fortezza davanti. Mentre la sera, sempre con mio padre, ha fatto la foto al faro, al simbolo di Caule, ovvero il campanile. È veramente una bella città Caule, un piccolo paradiso nel nord dell'Italia. E questo era l'interno del campanile con tanto di finestrella, e qua è Caule illuminato la sera. Guardate che bello, ripeto, ci vuole la fantasia per immaginare che sia bella la foto. Questa è sempre fatta dall'LG, dei liquorini messi in bottiglie che dalle quali io sinceramente non berrei mai e poi mai nella vita. Neanche se ci fosse il tè alla pesca più buono del mondo, perché hanno la forma di un brutto trofeo.
La mattina dopo, io e mio padre siamo andati a fare una passeggiata col Rishu. Guardate, e abbiamo trovato una strana fontana tutta in ferro. E tra l'altro, mi sono dato anche alla pazza gioia dell'alcol. Mi sono bevuto un bel Campari, una bella botta di vita. No, vabbè, scherzi a parte, è un mix di succhi di frutta. E peraltro abbiamo visto anche un bellissimo hotel, il The One. Penso sia l'hotel più bello che abbia mai visto, un 4 stelle, ma io ne darei anche 5, con tanto di piscina sul tetto, ovvero una piscina tettonica. Poi al pomeriggio abbiamo fatto un giro in spiaggia, guardate, qua addirittura l'entrata del golfo con il fiume d'acqua e i pescatori che pescano. Tra l'altro, in queste vacanze ho anche conosciuto una simpaticissima ragazza di nome Martina, ed era perfino la mia vicina di stanza dell'hotel Fabris. E per festeggiare questa nuova conoscenza ho anche preso su una medusa, ovvero una rizostoma pulmo. E tra l'altro, dopo nel fare il bagno, ho anche catturato un altro granchio blu. Guardate che bello. Peraltro poi a sera ne avevo mangiato uno sulla pasta asciutta, veramente molto buono, squisito. Sempre quella sera io e la Martina abbiamo fatto un bellissimo pupazzo di sabbia e l'ho chiamato Sandman, con gli occhi, che grazioso che è. Questo invece è sempre lui, fatto con l'LG. Poi abbiamo fatto anche una foto a un bellissimo tramonto con le nuvole che si rispecchiano nel mare. Ho voluto farla anch'io, ma il risultato è alquanto... Ecco. Alla sera invece io e mio padre abbiamo fatto la foto alla barcaccia qua, che sembra la capanna di Gesù Bambino. E io queste le ho fatte sempre io ai fichi fichi qua, in un negozio di cose intagliate per il legno. Questa invece è la sala giochi con ancora il giocattolo, seppur ripitturato, ma lo stesso, che su cui avevo salito quando avevo 10 anni per me. Questa struttura avrà 20 anni comodi tutti. Poi questa è una foto artistica molto divertente del cappello sopra il palo. La sera dopo sono uscito con la Martina e dopo un bel gelato siamo saliti sul trenino panoramico, quello di Caule. Purtroppo una volta arrivati all'hotel la mamma della Martina ci ha detto che forse era meglio non sei, perché una volta si era pure cappottato e lì vabbè, si è scoppiati a ridere. E purtroppo dopo ormai le nostre vacanze sono finite qui. È stata veramente una bella vacanza. Ho conosciuto anche la mia nuova amica. Genio del tubo vi saluta, alla prossima avventura.